trattava di Van der Luy. Poi Luiso, palla buona per Ambrosetti, in velocità il contrattacco del Vicenza, e Luiso che chiede palla, la palla sta per arrivare, attenzione Luiso, gol, 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 bellissimo gol di Luiso dopo una fuga di circa 60 metri, uno scatto imperioso e precisissimo il passaggio di Ambrosetti, proprio con la punta Luiso ha preceduto il portiere avversario, ha fatto gol. Beh, direi bellissimo il passaggio millimetrico da parte di Ambrosetti per Luiso, c'è un po' di complicità secondo me da parte di Vrede, tra Vrede e Kasman praticamente non si sono capiti, anche perché Vrede secondo me con una scivolata sarebbe potuto arrivare su quel pallone, non ci arriva, un po' goffo, e Luiso come l'aveva fatto all'andata, beffa ancora una volta Vrede, all'andata l'aveva fatto di testa due volte e qui lo fa di punta di piede. È il settimo gol nella Coppa delle Coppe per Pasquale Luiso, 29 anni ricordiamolo, un tempo definito il Toro di Sora, ma non perché sia nato a Sora, ma perché ha giocato nel Sora. Lui è una situazione per il Vicenza, avete visto un'inquadratura di Hugh Dallas, 41 anni, direttore di azienda a Motherwell, che sarà ai mondiali. Parliamo naturalmente dell'arbitro. Calcio di punizione per il Vicenza quando siamo al 24esimo minuto. Palla alta, vediamo chi arriva, è Peters, e poi c'è la conclusione molto bella, il gol stupendo, una volée incredibile di Firmani, Fabio Firmani, tutto questo al 24esimo minuto, davvero molto bella la coordinazione, l'impatto con il pallone che è finito imparabile in fondo alla rete. Beh, fantastico veramente, un tiro al volo con grande precisione, con grande coraggio, mi sembra poi che ci sia stata una deviazione ininfluente da parte di Peters che era andato sulla prima deviazione a chiudere lo spazio. E poi ha calciato con grande precisione veramente Firmani e grande coordinazione, vediamo Peters che svirgola e anche forse era fuori dalla porta, forse tocca il pallone, ma il pallone sarebbe entrato, secondo me sarebbe entrato lo stesso. Non penso fosse influente, no. Primo impatto di Fanout che aveva commesso una scorrettezza nei confronti del portiere, non bastava Fanout, eppure è arrivato quel gigante di Peters per buttare per le terre il portiere Briglio. Vediamo Zauli, si destreggia bene e chiede palla a Stovini, c'è il retropassaggio, stava quasi per procurare un passaggio. Ah, bellissimo gol di Pasquale Luiso che ha messo in rete con un'acrobatica rovesciata, palla che si era impennata, pensavamo che l'azione fosse finita, che il pallone stesse per uscire oltre linea di fondo, e con un gesto atletico incredibile Mendes ha messo la palla in gol, ci sembrava proprio dalle movenze che si trattasse di Luiso, perché aveva fatto qualcosa di acrobatico in maniera davvero stupenda, invece è stato Mendes che ha messo la palla in gol al 38esimo minuto. È incredibile comunque la difesa del Roda, prima Van Aren ha sparato il pallone contro il portiere e poi Val Garen non è riuscito di testa a buttare il pallone fuori, rivediamo goffamente Val Garen, veramente incredibile, bravo e bravissimo a rovesciare anche in modo acrobatico Mendes, meritato, rivediamo tra Kasman e Van Aren, incredibile, ma qui è solo da buttare fuori, la palla non riesce a buttarla sulla sua destra e trova Mendes che pregevole, molto pregevole veramente la rovesciata. Bellissimo il gesto atletico, rivediamolo ancora, anche se vogliamo sottilizzare ha colpito con lo stinco, esattamente, non con il piede. Esattamente, beh, che si diverte veramente. Ecco Stovini, scambia con Mendes, Gustavo Mendes, poi Firmani, fa movimento Mendes, Firmani cerca Ambrosetti prepara il sinistro, e gol! 4-0! Un bellissimo gol, una volée di sinistro imprendibile, con palla che bacia il palo interno prima di finire in fondo al sacco, 4-0 dopo 42 minuti. Beh, fantastico, questo è un gran gol, questo è un grandissimo gol, perché questo ha incrociato benissimo Ambrosetti, rivediamo, incrocia perfettamente, è imparabile perché va a incrociare sul palo e batte Kasman. Bellissimo veramente. E vediamo ancora, vedete che ha incrociato stupendamente, bellissimo, la posizione quasi impossibile, e doveva per far gol arrivare proprio là nell'angolino nei pressi del palo, davvero una cannonata micidiale di questo giocatore davvero molto bravo. Ricordiamo che stiamo parlando di Gabriele Ambrosetti, 25 anni, il suo terzo anno con il Vicenza, un giocatore che ha iniziato da centravanti nel Varese, poi ha militato nel Brescia, nel Venezia, ancora nel
Firmani è andato nella posizione di destra, diciamo, dove aveva giocato la partita quando era entrato dall'andata. In mezzo ci sono Baronio e Ambrosini, che Ambrosini è andato a recuperare questo pallone. Scatto il pressing, palla buona, attenzione ad Ambrosini. Ambrosini, e poi vediamo chi arriva. È Zauli che cerca di mettere la palla in gol e ce la fa. Un tentativo e poi un altro tentativo ancora di Zauli, bloccata. E Zauli fa gol quando siamo al secondo minuto del secondo tempo. Ci aveva provato Ambrosini con una carezza, ha tentato di depositare il pallone in fondo al sacco e al secondo tentativo ce l'ha fatta Zauli. Rivediamo. Ma rivediamo, Ambrosini ha cercato di piazzare d'interno destro e Zauli è andato in scivolata con Sender, ma guardate Plett cos'è riuscito a non fare tra Kasman e Plett. Qui c'è la complicità ancora di questi due giocatori, del portiere, di Plett appena entrato, perché Ambrosini aveva avuto idea, Kasman è stato bravo, ma vediamo Plett, anche se è in controtempo, due volte, sia Kasman che Zauli, dopo alza il pallone, si diverte.